Si registra in queste ore un'importante apertura da parte dei vertici della Daico di Chieti Scalo, l'azienda leader mondiale nella produzione di cinghie e di distribuzione, i cui lavoratori sono giunti al quinto giorno di sciopero. Nelle prossime ore, infatti, potrebbe essere convocato un tavolo tecnico per giungere ad una definitiva soluzione della vicenda. Si sente di rassicurare i lavoratori e le loro famiglie, non ci sarà nessun taglio occupazionale, soprattutto lo stabilimento qui di Chieti Scalo manterrà la sua importanza. Assolutamente sì. Assolutamente sì, questo l'abbiamo già ribadito in regione, l'avevamo già ribadito in Confindustria, in una riunione con le rappresentanze sindacali. Torno a dire, l'area semilavorati presente nello stabilimento di Chieti rimane sempre al centro del nostro business, così come tutti e tre i nostri siti in Abruzzo, e torno a sottolineare, noi nel mondo, diciamo, tutti gli stabilimenti hanno l'area semilavorati, fatto eccezione del Messico. Ciò significa che l'area semilavorati è parte del nostro processo e noi non abbiamo alcuna intenzione di delocalizzare o di esternalizzare tale lavorazione. I timori di sindacati e lavoratori, lo ricordiamo, erano nati dal fatto che la multinazionale aveva affidato parte della lavorazione delle cinghie di trasmissione, pari al 3% della produzione, alla Novuragna di Trento. Al di là delle garanzie fatte, noi stiamo vedendo un disimpegno graduale da parte dell'azienda e siamo profondamente preoccupati, quindi le proposte fatte, le rassicurazioni date dall'azienda non sono sufficienti né a noi come RSU e né a tutti i lavoratori che francamente vivono lo stabilimento e capiscono quello che stiamo facendo. Ma la Daico ricorda ancora che negli ultimi 4 anni l'azienda ha investito nei siti abruzzesi oltre 20 milioni di euro per la ricerca e l'efficientamento energetico, a dimostrazione della volontà di mantenere la produzione nei siti abruzzesi. L'azienda è profondamente dispiaciuta che si sia interrotto, guastato il rapporto di fiducia che ha sempre contraddistinto le relazioni tra le parti. Noi siamo immediatamente disponibili a riavviare un percorso di relazioni basate sulla trasparenza, così come è sempre stato, sulla fiducia reciproca, perché siamo convinti che sia interesse comune favorire lo sviluppo di questi stabilimenti abruzzesi per il bene di tutti i dipendenti e delle famiglie, alle quali teniamo moltissimo.